25 maggio. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Gesù ha vinto il mondo perché è rimasto nell'amore del Padre e nella comunione dello Spirito Santo. L'Apostolo Giovanni dona anche al cristiano le regole per vincere il mondo. Vince il mondo chi rimane nella conoscenza del Padre e nel suo amore, chi abita nella grazia di Cristo e nell'obbedienza della sua parola, chi vive nello Spirito Santo, cammina nella sua verità, produce i suoi frutti di vita eterna. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Figlioli, è giunta l'ultima ora, come avete sentito dire, che l'anticristo deve venire. Di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete la conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. 1 Giovanni 2:12-23. Quando si cade dalla vera fede in Cristo, si cade anche dalla vera fede nel Padre e nello Spirito Santo. Dalla falsità non si vince il mondo, si è già sconfitti dal mondo. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete. Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Giovanni 16:29-33. Se il cristiano vuole vincere il mondo, deve rimanere nella più pura fede in Cristo e crescere in essa per tutti i giorni della sua vita. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da Lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore. E questa è la testimonianza di Dio, che Egli ha dato al riguardo al proprio Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio fa di Lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato riguardo al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha donato la vita eterna, e questa vita è nel Suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita,
Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Giovanni 5:1-12. Nessuno pensi che si possa vincere il mondo rinnegando, tradendo, alterando la purissima fede in Cristo Gesù. La perdita della fede è già sconfitta. Il dichiarare inutile il battesimo è già sconfitta. Il rendere la morale dipendente dalla volontà dell'uomo è già sconfitta. Si è senza la vera fede in Gesù. Madre di Dio, angeli santi, fateci di purissima fede in Cristo, nella sua verità eterna.